Siamo con Teatro Aramino, la curatrice di questa mostra, Dialoghi e Dialoghi. Volevamo chiederti quali erano state le più grandi difficoltà di questo scambio internazionale, culturale. Se ci sono state cose particolarmente belle che ci vuoi raccontare e cose particolarmente difficili anche da affrontare che siete riusciti a superare. Allora, ti ringrazio per queste domande. Allora, difficoltà, devo dire la verità, non ce ne sono state, perché siamo riusciti a organizzare bene questo scambio grazie anche al fatto che Sabina Lesman viaggiava dall'Italia alla Germania e quindi lei ha fatto sempre da ponte. E poi il disegno è un linguaggio internazionale, ovviamente i ragazzi tedeschi non sanno l'italiano, i nostri non sanno il tedesco, però raccontare un luogo che per te è importante, lo descrivi, l'altro comunque riesce a capire delle cose e a inserirsi. È chiaro che se una difficoltà c'è stata, è all'inizio, quando abbiamo dovuto convincere i ragazzi a dover interrompere il loro disegno, perché come diceva anche prima Sabina, ognuno è abituato a considerare la sua opera, a finirsela e trattarla. Invece questo fatto di, a un certo punto, forse è meglio che ti fermi, se no l'altro ragazzo non può inserirci il suo segno. Però diciamo che è stato molto divertente e i ragazzi hanno accettato volentieri, avevano anche la curiosità loro stessi di vedere poi il risultato. Ultimi sentimenti, ultime emozioni che provi per questo progetto? Beh, intanto sono contenta che i ragazzi tedeschi sono venuti a Torino con Sabina, Jutta e la loro accompagnatrice, che anche hanno trovato soddisfacente il modo in cui noi abbiamo presentato le opere. E ho desiderio e piacere che queste esperienze possano continuare, che la città di Torino ci investa, tutte le altre istituzioni, anche bancarie, perché sarebbe bello proprio fare dei progetti approfonditi. No, questo è stato anche proprio grazie al fatto che c'era una persona che viaggiava per conto suo, no? Però magari anche capire quanto è importante il confronto con altri punti di vista. No, abbiamo avviato un dialogo che speriamo possa essere proseguito anche da altri, coinvolgendo dei giovani, no? Che possano collaborare con noi.